quel capro ha lasciato una scia del suo odore, del suo tanfo malefico. Come ci fai scoprire, idiota? Mostate zitto. Ma dove sono? Io lo sento. Non lo so. Io sono allergica a tutto questo grano. No, ce la dovrei fare. Ci troverà, ci troverà. Mamma mia, ma non si poteva lavare. Ecco, profumo. Ma sei un deficiente che ti metti il profumo non Chanel. Non è vero, è profumatissimo, confermo, confermo. Ecco, il pallolino è profumato. Grazie. Ma è lui che puzza. Non è vero, non è vero. Mamma mia. Bello. Amici, non mettiamo la dice. Ma va via. Non è vero. Sentite, approfittiamo che sono andata a correre dietro a Bello, le prendiamo di sorpresa, le prendiamo di sorpresa, le catturiamo e le costringiamo a portarci dal ladro di fulmini. Loro sapranno sicuramente chi è il ladro di fulmini, sicuramente. Ma questo non è Percy Jackson! Amici, vi perdono, perché so che l'avete fatto soltanto, mi avete usato come esca, ma soltanto perché mi considerate uno dei più importanti del gruppo. Perché sì, non volevo bello. Cambiarti il pannolino. Bello, lavati però la prossima volta. Ma io mi lavo. Ah sì sì, ci credono tutti. È che sono fatto... Non puzzi come una gabbra. Non sono cattivo, non sono sporco, è che sono fatto di pezza. Sono nella foresta. Nipote, benvenuto. Somigli molto a Barack Obama. Tu sei Ade? Non pensavo che tu fossi come i Kiss. Mi preferisci così? Ma sei uguale a prima! Zitto, non abbiamo gli effetti speciali. Ciancio alle bande! Io ho rapito tua madre e la tua professoressa di latino che era lì in zona, però non potevo lasciarla lì, insomma, era lì che stavamo parlando dei tuoi profitti scolastici, dovresti impegnarti un minimo di più. Ho mal di testa, basta. Vuoi un moment? No, grazie. Oh no! Siamo tutti perduti! Adesso Ade scatenerà la sua furia e della terra non resterà più niente! Ah, come facciamo? Tuo nipote ha dei problemi mentali. Sì, ma ho detto prima che ho tua madre, la tua professoressa qui, quindi più di tanto non è che... È una pippera. Però comunque, dai, io la mia mamma la voglio liberare, allora, dai, come facciamo? Dai, qualcuno si dia per colpevole. No, allora chi è stato? Signori, devo confessare il mio crimine, perché nonostante io sia uno dei più grandi geni del male di tutti i tempi, non posso tenere sulla coscienza una signora tanto elegante e tanto gentile come la mamma di Percy Jackson. Mamma di Percy Jackson, potrai mai perdonarmi? No! Ma perché? Ma anche no. Volevo dire comunque che la colpa è mia. Io ruba il fulmine. E adesso che l'ho rubato, mi assumerò le mie responsabilità. Perché voglio che si sappia che Ciccio Bello è la più grande mente della storia del crimine. Sì. Allora, potrò essere perdonato? Allora ti manderò direttamente da Zeus. No, Zeus, no. Fuggirò. Ho tanta paura.
adesso che abbiamo scoperto che il colpevole era Cicciobello e che il ladro di fulmine è quindi stato scoperto, noi come facciamo a ritornare nel mondo normale? E a me che mi frega? Un modo ci sarebbe, però potete... Allora, questa è una collana magica e vi potrebbe portare nel mondo reale, però solo 3 di voi. Vabbè, allora facciamo 7, però vi lasciate il satiro! Andiamo? Ehi! Ci vediamo dopo, Ade! Che vita d'inferno. Zeus! Dimmi. Zio! Ti ha portato il traditore, il ladro della folgore. Cane! Ha confessato, è stato lui. Non è vero! Non è vero! Cane! Voglio vita Zeus! Cane! Quel bastardo è stato castigato per i suoi delitti. Zeus, tu sottovaluti la mia potenza? Non devi mai sottovalutare un Cicciobello. Alla fine però, tutto è bene quel che finisce bene. Torno la armonia nel mondo degli dèi e degli uomini. E così il consiglio degli dèi unito decise di giudicare Cicciobello per la sua scelta di vita. C'erano proprio tutti, Afrodite, Dioniso. No, scusate, chi è che stiamo giudicando già? La divina Atena. Artemide. Ed il verdetto fu unanime. Colpevole. 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 Ma chiunque sia colpevole.